rapinato del verdetto in semifinale dal coreano Park Seung. Siamo agli inni nazionali, cominciamo con quello inglese in omaggio all'arbitro Larry O'Connor del pugile italiano. All'angolo di Nardiello ci sarà Rocco Agostino. Vi ricordo che Nardiello, 28enne, vive a Ostia e compie oggi appunto il suo 28esimo anno. È nato a Stoccarda, ma per una circostanza del tutto particolare e contingente, poi vive a Ostia, dicevamo, 27 incontri in Nardiello, 25 vittorie, 2 sole sconfitte. Delle 25 vittorie, 13 le ha ottenute prima del limite. Stellier, 30 anni, è di Tolone, guardate la grinta di Nardiello al peso stamane. 30 anni, dicevamo, Stellier, ha 42 incontri all'attivo con 35 vittorie, 25 prima del limite, 2 pari e 5 sconfitte. Ha perso Stellier con due italiani, Calambai e poi Cardamone. Comincia il campionato europeo dei supermedi. In guardia destra, come sempre, Vincenzo Nardiello, che ha i pantaloncini azzurri. Stellier è un buon picchiatore, è un fighter, è un pugile dal pugno pesante. Ha ottenuto la qualifica di challenger dell'europeo dei supermedi battendo 3 mesi fa in Francia Mauro Galvano di strettissima misura. Molto deciso Nardiello, non aspetta l'avversario. Il destro di Stellier è andato a segno al volto. Bella guardia di Stellier, questi colpi di Nardiello, poi Stellier riesce in qualche modo ad andare a bersaglio con questo destro ora con precisione, poi sinistra ancora di Stellier, Nardiello lo invita a venire avanti, accetta lo scambio Nardiello che ha subito un altro sinistro dritto, inizio spavaldo ma anche sin troppo temerario, dobbiamo dire, da parte di Nardiello che ha subito un altro destro al volto da parte di Stellier. Il destro ancora in gancio di Stellier. I colpi dritti di Stellier vanno spesso a segno, vedete adesso il sinistro di Stellier, il jab, a braccia molto lunghe Stellier, poi il destro in gancio di Stellier al volto, ancora il sinistro di Stellier. Nardiello comunque è un combattente, è un ragazzo dotato di grande temperamento, di grande tenacia, di grande cuore. Ancora un destro di Stellier, è andato a segno, ha replicato il colpo. Nardiello subisce ancora il sinistro destro e destro ancora doppiato di Stellier, poi il sinistro di Nardiello, ancora un gancio sinistro di Nardiello, viene avanti Nardiello che ha subito un altro destro d'incontro di Stellier. Sembrerebbe essere Nardiello dall'andamento tattico lo sfidante, finisce la prima ripresa, Nardiello ha subito preso l'iniziativa, è andato a cercare l'avversario ma ha spesso subito i colpi di Stellier. Ecco l'inquadrato, Frédéric Stellier con all'angolo Alain Rouocot, il suo allenatore, lo vedete. Stellier è pericoloso perché ha molta potenza, soprattutto nel destro. E ecco ora Nardiello con Rocco Agostino. Nardiello ha un po' esagerato nel suo atteggiamento d'attacco e spesso ha girato
sulla sua sinistra, andando a cadere proprio sul destro. Vedete ora questo gancio destro e poi il sinistro dritto di Selye andare a segno. C'è stata la buona reazione col gancio sinistro di Nardiello. Dicevo che Nardiello gira alla sua sinistra andando proprio incontro al destro di Selye. Un errore tattico che dovrà subito cancellare Nardiello. Comunque la prima ripresa è per Selye, che ha piazzato indubbiamente un maggior numero di colpi. Siamo alla seconda ripresa. Buono questo scambio con Nardiello, che ha portato colpi a due mani, non tutti a segno, ma comunque parzialmente entrati nella guardia di Selye. Sembra un po' meno irruento ora Nardiello, aspetta l'avversario. Cerca di lavorare col jab destro Nardiello, è rientrato col gancio sinistro andando parzialmente a segno. Montante destro preciso di Selye, anche il gancio destro di Selye a segno. Selye è pericoloso soprattutto nella prima parte del match, nelle prime 6-7 riprese, quando riesce ad esprimere con più lucidità la sua buona potenza. Destro di Selye al corpo, ancora il sinistro di Selye al corpo, è più alto Selye di Nardiello, ha braccia più lunghe, questo lo agevola un po'. Nardiello cerca di accorciare la distanza per inquadrare l'avversario, che in uscita adesso ha piazzato un altro destro al volto. Sinistro di Nardiello al corpo, attacca Nardiello alle corde, Selye viene fuori con un gancio destro splendido al volto. Sfida l'avversario ancora a venire avanti, poi un bel montante destro di Selye a segno, risponde ora Nardiello, che ha piazzato alcuni colpi, prima col sinistro, poi col destro, e finisce il round. Ma anche questa ripresa è a nostro parere per Frédéric Selye, che finora sta interpretando meglio il combattimento. Selye, dicevamo, ha già affrontato due italiani, è stato prima battuto 4 anni fa da Calambai per l'Europeo dei Medi, proprio qui a Tolone. Calambai vinse prima del limite, fu un'autentica lezione quella che un vero maestro del ring come Calambai inflisse a Selye. Poi Selye ci ha riprovato 5 mesi fa in Francia contro Cardamone, ma grande fu la prova di Cardamone, il match durissimo, e Cardamone vinse nettamente. E ora Selye, dopo aver superato nel primo match da supermedio Mauro Galvano, ha ottenuto la qualifica di sfidante ufficiale e sta affrontando qui a Tolone Vincenzo Nardiello, e per i due c'è la possibilità, per il vincitore di questo match, di affrontare entro breve tempo l'inglese Eubank per il mondiale della categoria, per la versione WBO. Questa è la terza ripresa, le prime due per Frédéric Selye. A centro ring Selye lavora col jab sinistro, il pugile francese,
poi ha provato il destro, non andava vuoto, piazza ora un buon destro, Nardiello al volto, ancora Nardiello a segno col sinistro, il sinistro di Nardiello, preciso. Una bella cornice di pubblico, 3-4 mila persone qui al Palazzo dello Sport di Solone, bellissimo impianto quello nel quale si svolge il combattimento, buono questo destro di Sellier, è entrato bene nella guardia di Nardiello, ancora il destro, sinistro, destro, serie di colpi di Sellier e Groggi, Nardiello va al tappeto, centrato da una serie di colpi al volto, Nardiello è andato al tappeto. Non sappiamo se riuscirà a riprendersi Nardiello, lo vediamo barcollante a riprendersi, non ha ripreso, non ha recuperato, infatti subisce l'azione di Sellier, Nardiello cerca di buttarsi addosso all'avversario Nardiello, ma è in grossa difficoltà, è sull'orlo del KO. Attacca ancora Sellier, capisce che ha il match in mano, il destro, il sinistro, il destro di Sellier, Nardiello non ce la fa, protesta con l'arbitro perché è stato colpito alla testa Nardiello. Una ingenuità, gira, si gira Nardiello e in balia dell'avversario, tira fuori il suo orgoglio Nardiello. Sembra un po' riprendersi Nardiello. Incalza ora l'avversario, Nardiello era sul limite del KO. Nardiello. Ancora Sellier va a segno, risponde Nardiello, incredibile ripresa di Nardiello, poi subisce ancora l'azione di Sellier, Nardiello va al tappeto, vedete, appoggia il ginocchio destro al tappeto, viene nuovamente contato, riprende il match, ancora Sellier a segno col suo gancio destro, il pubblico è elettrizzato, sono in piedi tutti quanti, grande impresa fino a questo momento da parte di Sellier, Nardiello è sull'orlo del KO, buon per lui che suona il gong, che pone fine a questa terza drammatica ripresa, Nardiello due volte al tappeto, in effetti una condotta tattica sconsiderata dobbiamo dire da parte di Nardiello stasera, eccolo inquadrato il pugile di Ostia, ha subito una dura lezione in questo terzo round, è stato colpito nel primo atterramento al volto da un gancio destro, è rimasto su quel colpo in piedi e Sellier ha potuto doppiare colpendolo ripetutamente con precisione, e lì è andato al tappeto per la prima volta Nardiello, poi successivamente altro scambio e altro atterramento di Nardiello, vediamo se riesce a recuperare, attenzione perché Nardiello ha un grande temperamento, con Cordoba a Parigi nel 91 fu protagonista di un'altra grande battaglia, la regia francese ci fa vedere il destro, poi il sinistro di Sellier che in questa circostanza è stato bravissimo, è cominciata la quarta ripresa, Nardiello subito all'attacco, a segno Nardiello con un preciso sinistro al volto, in gancio proprio all'inizio del round, vediamo se ha la possibilità di rientrare nel match Nardiello. Sembra più attento nella sua guardia Nardiello, va a segno col sinistro dritto, poi il sinistro di Sellier al volto, avanti a piccoli passi Sellier, gli gira attorno Nardiello, molto cauti entrambi, poi il destro di Sellier a segno, lavora col jab destro andando parzialmente a segno Nardiello, poi il jab sinistro di Sellier,
montante destro e gancio sinistro di Sellier al volto, ancora il sinistro in gancio di Sellier, destro e sinistro di Sellier. Buona reazione di Nardiello che prende moltissimi colpi, troppi, poi risponde anche con efficacia. A bordo ring c'è la moglie di Nardiello che assiste con espressione ovviamente molto tesa al match. Attacca sempre Nardiello e subisce spesso il lavoro di sbarramento da parte di Sellier. Pericolosissimo il francese col destro, col quale esprime la maggior potenza. Sinistro dritto preciso di Nardiello e ci sembra che Sellier stia un po' calando di tono. Destro in gancio di Nardiello al volto. Il destro ancora di Nardiello. Ci sembrano un po' appesantite le braccia di Sellier che ha subito il sinistro ancora di Nardiello. Insiste nella sua pressione Nardiello. Va a vuoto Sellier. È in crescendo l'azione di Nardiello. Una ripresa questa equilibrata. Nardiello ha dato la sensazione di aver recuperato la sua condizione. Il round è forse a suo favore, di strettissima misura. Ripetiamo, una ripresa equilibrata, ma Nardiello ha esercitato una maggior pressione. Nell'ultimo minuto del round i colpi più efficaci sono stati i suoi. Comunque, ripetiamo, sul piano della preferenza forse il round va a Nardiello. Vedete questo destro di Nardiello e poi il sinistro di Sellier. Match durissimo, drammatico in certi momenti, soprattutto nella terza ripresa, quando Nardiello veramente ci dava la sensazione di essere ormai in balia dell'avversario e sull'orlo del KO. Nella quarta ripresa si è ripreso Nardiello, vediamo come vanno le cose. Quinto round da Tolone, campionato europeo dei supermedi. Inizia la grande Nardiello lanciandosi sull'avversario. Poi legava Nardiello a corta distanza. Buono quel sinistro di Nardiello, ancora Nardiello cerca il sinistro. Un gancio destro di Nardiello in uscita, è andato a segno al volto. Sinistro preciso di Nardiello al volto. In uscita Nardiello ha subito l'azione del francese, si lamenta con l'arbitro perché è stato colpito quando era al tappeto, alla nuca. Nardiello ha subito un colpo d'incontro, si rialza, c'ha qualche problema, non vuole la spugna. Agostino ha gettato la spugna, protesta Nardiello che era andato al tappeto, incrociato da Sellier. E vedete l'esultanza di Roger Perret, l'organizzatore, che abbraccia Sellier, non crede al successo Sellier. In effetti una grande vittoria quella di Frédéric Sellier, che ha battuto prima del limite Nardiello. Vedete la gioia di Sellier. Sul ring ci sono molti sostenitori del pugile francese e subito vediamo a correre un ugolo di giovanotti del servizio d'ordine che fanno uscire i supporter dal ring. Ecco Vincenzo Nardiello per un istante, Sellier esulta, ne ha buoni motivi, ha disputato un grande match. Vorremmo rivedere l'azione con la quale ha fatto nuovamente piegare le gambe a Nardiello. All'angolo di Nardiello c'era anche il padre Raffaele,
ci è sembrato che Nardiello abbia accusato anche un colpo alla mano sinistra, un infortunio alla mano sinistra. Ci sembra che abbia chiesto la rivincita così in un breve scambio di battute con Sellier. Nardiello quindi alla quinta ripresa per getto della spugna, KO tecnico, vince Sellier e lui il nuovo campione d'Europa. L'Italia perde un altro titolo europeo, ne avevamo 5 fino a un mese fa, poi Belcastro ha perso in Inghilterra contro Nassim Ahmed, quindi stasera a Tolone Vincenzo Nardiello ha lasciato la corona europea dei supermedi nelle mani di Frédéric Sellier, che ha dominato l'incontro. Ha cominciato subito bene Sellier, ha vinto le prime due riprese, ha vinto la terza quando ha mandato addirittura per due volte al tappeto Nardiello, che è apparso proprio in difficoltà tali da sembrare sull'orlo del KO. Si è ripreso un po' nella quarta ripresa Nardiello, ma all'inizio del quinto round è stato nuovamente centrato da un destro di Sellier. Nardiello è andato nuovamente al tappeto. A quel punto, mentre Larry O'Connell, l'arbitro inglese, lo contava, Rocco Agostino ha fatto volare la spugna, l'asciugamano, ha protestato contro questa decisione dell'angolo Nardiello, ma poi si è lui stesso reso conto che era più che opportuno l'intervento di Rocco Agostino, perché ormai Nardiello non sembrava in condizione di proseguire con successo la sua battaglia con Frédéric Sellier. Amici sportivi, concludiamo qui la nostra telecronaca, vi diamo appuntamento col pugilato attraverso gli schermi Rai per sabato prossimo, sabato pomeriggio, Rai 3 da Campiglia Marittima per l'intercontinentale superleggeri Piccirillo Hernandez. Vi ringraziamo per la vostra attenzione, un cordiale saluto, buonanotte da Mario Guerrini da Tolone, ricordando ancora che Frédéric Sellier ha strappato la corona europea dei supermedi all'italiano Vincenzo Nardiello per lancio dell'asciugamano all'inizio della quinta ripresa. Buonanotte. Inquadrato